sera che finalmente riusciamo. L'estate fanese si arricchisce di altri momenti di svago e di spettacolo. Non si può certo dire che a Fano quest'estate manchino gli spunti e le occasioni per passare una serata senza annoiarsi. Ad arricchire il carnet degli eventi, oltre a quelli del Comune e quelli della Proloco, è stato presentato nei giorni scorsi il ricco cartellone della BCC Arena, che da qui fino ai primi di settembre rinfoltirà gli eventi estivi del 2016. Il Teatro Sotto le Stelle apre il 21 giugno con un colpaccio. Torna a Fano la grande orchestra Bagutti con l'anteprima nazionale del suo tour Siamo l'Italia che balla. Partiamo dal 21 giugno con questo grande concerto che terrà l'orchestra italiana Bagutti, che porterà i suoi pupilli anche sopra il palco, quindi parliamo di Matteo Tarantino, Daniele Tarantino, Omar Lambertino e Marianna Lanteri, quindi una serata fantastica da non perdere, già 500 prenotazioni, quindi un'arena che sta vedendo arrivare anche tantissimi turisti, 350 persone hanno prenotato da fuori, hanno prenotato qua la notte, quindi una stupenda serata da non perdersi. E dopodiché una rassegna dialettale che vedrà tutte le compagnie qui esibirsi all'Arena BCC di lunedì, delle serate di comicità, delle serate con l'Orchestra Sinfonica Rossini. Quest'anno avremo i Led Zeppelin, il Martello degli Dei, quindi una serata anche quella assolutamente da non perdere. Una speciale collaborazione con il Teatro della Fortuna di Fano, vorremmo avvicinare un pochettino i due mondi, quindi fare in modo anche che le persone che vivono questo tipo di teatro si avvicinino anche al teatro che abbiamo, l'importante teatro che abbiamo noi in città. Il dialetto e la rassegna provinciale di compagnie teatrali saranno quindi le protagoniste del lunedì, ma sono tanti gli appuntamenti con il vernacolo locale e la comicità con gli amici del San Costanzo Show, il film Gli Sbancati 2 e la seguitissima gara dei barzellettieri a Crepapelle. Quest'anno, come d'altronde gli anni scorsi, siamo andati, ecco, questo per esempio è uno dei tanti, no, che fa parte delle compagnie dialettali, fa il disturbatore, esatto. In questi anni praticamente ci siamo allargati, siamo passati da quello che sono state le compagnie proprio locali del dialetto fanese, grazie alla collaborazione con la FITA, la Federazione del Teatro Amatoriale, la Federazione Italiana del Teatro Amatoriale, abbiamo allargato a tutte le compagnie della provincia di Pesaro. Questo cosa vuol dire? Che le compagnie che recitano qui all'Arena BCC non sono tutte quelle presenti sul territorio, ce ne sono tante. Abbiamo voluto accontentare molti, ma purtroppo non tutti. Vuol dire che negli anni a rotazione daremo la possibilità di recitare in questo splendido teatro, no? In questa cavea, in questo anfiteatro che è l'Arena BCC.